Ciao a tutti, allora faccio una premessa intanto che sto facendo questo video sui capelli in una giornata in cui i miei capelli non mi piacciono, ma nel senso che ho una piega un po' così, che non mi fa impazzire, però avevo deciso di parlarvene. Allora, ho deciso di dividere il video in due parti. In questo video vi parlerò dei prodotti che uso per i miei capelli. Non sono tantissimi, ve lo anticipo, anzi ho visto video molto più ricchi in questo senso. Nel secondo video, che vedrete forse l'indomani o massimo domenica, non lo so, ancora devo capire l'ordine di caricamento, vi parlerò invece degli accessori e degli attrezzi che uso per sistemarli. Probabilmente tengo di più all'altra parte del video, che secondo me è quasi più importante, ma in realtà chiaramente le due cose vanno di pari passo. Allora, per quanto riguarda i prodotti, me ne avete già sentito parlare 3 miliardi di volte, ma lo ribadisco perché attualmente è la mia certezza assoluta. La linea shampoo, ma anche balsamo, di L'Oreal Pure Color, questa qui. Questo è quasi finito, c'è cioè forse l'ultimo shampoo e basta. Non ci ha parlato 3 miliardi di volte. Al di là del fatto che sia uno shampoo per capelli colorati, secondo me questo c'entra fino a un certo punto. Quello che mi piace di questa linea in particolare, e ho provato anche le altre, quella per capelli lisci, quella per capelli secchi, ma questa rimane la mia preferita, soprattutto per lo shampoo, nel senso. Tutti e due mi piacciono, shampoo e balsamo, ma lo shampoo in particolar modo per il fatto che sia già molto 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 districante. Per assurdo potrei anche usare, adesso che ho i capelli corti, per dire solo lo shampoo e sarei praticamente a posto. Ma anche il balsamo è qualcosa di strepitoso perché è super 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 concentrato e super districante, lascia i capelli morbidissimi, nel mio caso non appesantiti. E quindi per il momento queste qua sono due certezze. Mi piace moltissimo anche quello che sto usando della TG. Bedhead, però mentre quello secondo me è indicato anche per capelli fini, questo secondo me no, ma magari mi sbaglio, questo me lo potrete dire se qualcuno di voi ha i capelli fini, se magari ha provato questa linea di shampoo. Ho anche un feedback da una mia collega che credo abbia i capelli più fini dei miei, secondo me. Però non ne sono così sicura, però anche lei è innamorata folle di questa linea di shampoo e balsamo. Non si trova facilissimamente perché in alcuni negozi non ce l'hanno, quindi devono essere molto forniti, purtroppo. Però si trova su Amazon, quindi eventualmente lo trovate anche lì. Io li straconsiglio e anche clienti vari, cioè mi è capitato di consigliarlo. Una volta una ragazza mi ricordo che aveva comprato solo lo shampoo, no? L'ho visto nel carrello, allora cioè, quando l'ho visto ho detto guarda ti troverai da Dio, è qualcosa di strepitoso, già lo shampoo, aveva i capelli lunghi sta ragazza, ho detto lo shampoo già è fantastico ed è molto districante, però se ti capita prova anche il balsamo. E io capisco che lì per lì possa aver pensato beh lo fa per rifilarmi un prodotto aggiuntivo in più, invece non l'ha comprato subito, è tornata ed è venuta a dirmi avevi ragione, è strepitosa, ha comprato anche il balsamo. Questo per dirvi che ogni tanto qualcuno che vi dà un consiglio sincero in un negozio lo trovate, vi giuro, ve lo giuro. Comunque, shampoo e balsamo, ripeto, mi trovo bene anche con quella linea lì. Io come maschere le uso spesso, però in questo caso il balsamo è talmente potente che non sento l'esigenza di fare una maschera. Non sono il tipo che alterna maschere una volta alla settimana, eccetera, perché io le maschere le ho sempre usate al posto del balsamo, nel senso non in più, ma proprio al posto del balsamo. Poi, subito dopo lo shampoo, quindi asciugatura, eccetera, quello, e poi vi faccio vedere cosa utilizzo perché anche quello è fondamentale, secondo me. Ho provato negli anni vari oli, sapete quanto mi sia piaciuto, per esempio, uno dei miei preferiti è stato l'Elisir di effetti speciali di Diego Dalla Palma, ma dopo aver provato due, forse anche più di due, mi sa, o due o tre campioncini di questo prodotto, l'ho comprato e ne sono follemente innamorata. Sto parlando dell'Oil Berry 10 di Mulac,
trovo che sia una roba spaziale, cioè non so come definirlo. Allora, mi piace per tanti motivi. Il primo in assoluto è il profumo. Se Mulak tirasse fuori una fragranza con questa profumazione, io lo comprerei, ve lo giuro. Anzi, faccio un appello a Mulak. Poi, e questo è un fattore importantissimo, eh? Però ovviamente va di pari passo con l'efficacia del prodotto. Perché mi piace? Perché lo trovo leggerissimo. È uno dei pochissimi oli che mi azzardo a utilizzare anche sui capelli asciutti, cosa che non faccio mai. Ne metto veramente pochissimo sulle mani, faccio così e passo per lucidarle un po'. Ma soprattutto, diciamo, il suo utilizzo principale lo faccio prima dell'asciugatura. Quindi sui capelli umidi ne metto un pochino. E mi piace la leggerezza, il profumo che lascia è spaziale. Lo so che ha dei siliconi all'inizio, ma utilizzo prodotti con siliconi, non avete già capito, e non... che poi in realtà quello della questo qui è senza solfano, è senza solfati, ma non senza siliconi. Vabbè. Poco mi cambia, sinceramente. Comunque, questo olio lo trovo fantastico. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, forse 19,90 credo dal sito Mulak. E mi dispiace che sia solo reperibile lì. Però, comunque, se fate un ordine Mulak, se l'avete fatto, spesso volentieri vi danno la bustina di olio in omaggio da provare. Quindi, almeno potete farmi un'idea. Ha solo un grande difetto, che è la pompetta. Più anche altre persone me l'hanno confermato. Si fa fatica, adesso sta prelevando, bastarda. Però si fa fatica a prelevare il prodotto. Ma adoro. Ne ho anche regalato un pochino alla mia collega perché anche lei ieri l'ha sentito e si è innamorata follemente. Poi, ultime due cose fondamentalmente, altri due prodotti di styling. Io in realtà non uso tanti prodotti di styling perché di solito se mi viene una piega decente non metto quasi nulla. L'unica cosa che più spesso metto è e questa lacca che penso proprio di ricomprare al Cosmoprof se dovessi beccare lo stand quest'anno, che è della questa marca qui, Amika, The Shield Style Extending Spray. È una lacca leggerissima, non si sente, è la cosa più leggera che abbia mai provato sui capelli. Mi fa impazzire la profumazione. Ve l'ho già parlato altre volte di queste linee, magari qualcuno capita qui per caso. È meravigliosa. Non conosco attualmente, io non è che non sono un'amante di lacche, quindi non le compro facilmente. Ma mi piacciono così, così leggere che non si sentano proprio. Questa ce n'è ancora, ma non ne manca molto. Se qualcuno conosce una lacca buona, questo ha un profumo che è inimitabile, secondo me. Però se conoscete una lacca di questo genere, talmente leggera da non sentirsi, ma efficace, fatemelo sapere. Attualmente io non ne conosco. Mi piace tantissimo, ma lo uso un po' meno, ma ogni tanto lo uso comunque. Questo qua che praticamente è un balsamo secco. Quindi come c'è lo shampoo secco, questo è un balsamo secco. Non lo uso spesso, però ogni tanto mi capita di vaporizzarlo praticamente e così maneggiarli un po' con le mani. Sembra quasi ammorbidirli, cioè li districa, cioè non so come spiegarvi, non so anche, neanche che diavoleria ci sia dentro, fatto sta che funziona. Infine, due parole al volo, anche se è passato poco da quando l'ho fatta, ma attualmente è salita proprio rimbetta alla migliore tinta che abbia mai provato in vita mia, ma diciamo prendetela con le pinze perché aspetto magari anche qualche altro shampoo successivo, dai. È questa tinta della Villa Lodola, me l'avete scritto in tantissimi, comunque sì, si trova anche a Natura Sì, quindi non è difficilmente reperibile, grazie a Dio. Costicchia perché l'ho pagata 10,40 € da Timiam a Pescara, e quindi alcune profumerie la tengono, ma ripeto, la trovate anche a Natura Sì. Io ho fatto questo colore 4,77, che è quello che ho adesso, ma la luce oggi non è favorevole, cioè, o meglio, non lo so, perché io vedo un po' buio comunque. Perché io non ho mai visto una tinta per capelli lasciare i capelli così favolosi, cioè una cosa fantastica. Ho visto che ha scaricato, ma non troppo, ma comunque considerate che anche il colore, se fosse stato un rosso, ovviamente avrebbe scaricato di più. Però al momento ne sono entusiasta al massimo perché mi ha rivitalizzato i capelli, me li ha rilucidati, me ne avevano parlato bene, ma veramente top. La ricompro sicuro, proprio la prossima tinta che rifarò sarà lei e vi farò sapere poi come si evolverà. Comunque, questo video lo concludo qua.
Fatemi sapere se avete qualche consiglio, soprattutto per la lacca, mi interessa, ma vi rimando al prossimo video per parlarvi di phon, piastra, spazzola, tutto quello che uso, spazzola per spazzolarli, insomma. Vi rimando al prossimo video, che secondo me è ancora più importante. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!